Allora, ovviamente una decima edizione non è soltanto una mostra che può avere le sue funzionalità soltanto per il territorio di Napoli, no? Si estende un po' a tutte anche le imprese della provincia. Sì, noi come città metropolitana siamo principalmente anche agenzia di comuni, quindi abbiamo l'obbligo, ecco, di partecipare anche alla formazione di quelle che sono le classi dirigenti dei comuni. In questo non c'è solo la parte politica, c'è anche la parte tecnica. L'utilizzo di nuove tecnologie, le energie rinnovabili, le fonti rinnovabili sono un aspetto fondamentale. Noi siamo soci ANEA come città metropolitana e crediamo molto in questa iniziativa, proprio in proiezione di uno sportello che la città metropolitana vuole fare a servizio dei comuni, ovvero formare le parti tecniche in modo da evitare sprechi. Sappiamo che i capitolati di oggi delle gare comprendono in maniera strana ancora tecnologie antiche, come possono essere per esempio le guaine per le impermeabilizzazioni. Oggi ci sono tecnologie diverse, è importante applicarle, è importante essere all'avanguardia, essere all'altezza dei tempi in quello che è l'attacco agli sprechi, ma in particolare anche il rispetto dell'ambiente, che è molto importante per noi. Grazie mille.